Giovedì 25 aprile si festeggia San Marco Evangelista ed è oggi la festa della liberazione. Oggi è anche la giornata mondiale contro la malaria e la giornata mondiale dei pinguini. Il proverbio del giorno è San Marco Evangelista, maggio, alla vista. Ed ora l'oroscopo della Sibilla. Ariete, anche se Urano nel segno è ostacolato dalla Luna, riuscirete comunque ad esprimere la vostra esigenza di libertà, con garbo, ma anche con fermezza. Chiarite un malinteso e non fate gli offesi se un amico non seguirà i vostri consigli alla lettera. Toro, attività impegnative generano un certo nervosismo. La cosa che potrete fare per non peggiorare la situazione è selezionare le attività da intraprendere. Se doveste essere sgarbati con qualcuno, chiedete scusa e rimediate con un atteggiamento gentile. Gemelli, non aspettatevi lodi particolari dai vostri familiari. Sono soddisfatti di voi, ma ve lo dimostrano con i fatti più che con le parole. Ampliate i vostri orizzonti vitali, fate nuove conoscenze, frequentate ambienti nuovi e inusuali. Cancro, la luna di oggi in bilancia vi nervosisce e vi stuzzica, ma frequentando gente l'umore migliorerà e darete fondo alle vostre molteplici risorse. Fate ordine in voi prima di prendere decisioni importanti che influenzeranno anche il vostro futuro. Leone, inutile sottrarsi ai problemi, le difficoltà, lo sapete bene, vi seguirebbero. Dato che è impossibile separarsene, affrontateli con decisione. Decidete allora a rimboccarvi le maniche, provando a risolverli definitivamente una volta per tutte. Vergine, ricordate che pensare e riflettere è bene, ma se esagerate rischiate di cadere in sterili elucubrazioni. Provate a trovare il giusto mezzo. Sul lavoro potreste trovarvi di fronte ad un'emergenza che riuscirete comunque a gestire al meglio. Bilancia, la luna nel segno ce la metterà tutta affinché oggi le cose girino per il verso giusto e sarà validamente coadiuvata dal munifico Giove. Decidete ad accettare il consiglio di un amico solo però se capite che è giusto e disinteressato. Scorpione, Venere e Marte nell'opposto Toro creano tensioni da equilibrare con realismo e con un vigoroso pragmatismo regalati da Saturno nel segno. Non è necessario che solleviate le montagne, mettete a fuoco piccole mete e raggiungetele passo dopo passo. Sagittario, in questo momento le amicizie rappresentano un punto fermo importante che non deve essere messo in discussione da eventi esterni. Difendetele. Ciò non toglie che sarà meglio analizzare le aspettative degli altri adottando un atteggiamento diplomatico. Capricorno, una certa inquietudine vi spingerà a ricercare situazioni più appaganti che, al di là di ogni previsione, vi faranno conseguire bei successi. Chi lascia la vecchia strada per la nuova non sempre rischia di ritrovarsi in difficoltà, anzi, tutt'altro. Acquario, vi renderete conto, ancora una volta, con sorpresa, che niente è casuale. Alle volte un'esigenza si realizza proprio nel momento più giusto, dunque siate pronti ad accogliere quello che il destino ha in serbo per voi e a viverlo a cuor leggero. Pesci, vi sentite padroni della vostra vita perché potete contare, grazie a Nettuno nel segno, anche su doti mediatiche da applicare nel quotidiano. Lasciatevi guidare dalle vostre intuizioni, importanti anche i sogni che saranno molto significativi.